Macro categoria studi e boutique legali e professionali. Categoria diritto amministrativo. Il premio è quello di boutique di eccellenza dell'anno, appalti pubblici, consulenza. E andiamo a leggere insieme la motivazione. Per la struttura organizzativa altamente efficiente e dinamica, per la tutela puntuale e a 360 gradi della clientela e per il contatto diretto e personale con ogni assistito, che consente allo studio di raggiungere sempre il miglior risultato. Il premio va a Studio Legale AOR Avvocati. E invito a salire sul palco, vicino a me, i soci. Eccoli qui, Antonietta Favale, Marco Orlando e Matteo Valente. Benvenuti e complimenti per questo riconoscimento. Mi fa molto piacere avervi qui tutti e tre. Questo è il vostro premio, poi chi lo ritirerà di voi tre? Vediamo. E beh, direi che per... Giusto. Ci siamo capiti subito. Allora, vi chiedo subito un commento a caldo per questo riconoscimento. Siamo molto contenti, evidentemente, perché è una grande soddisfazione per noi che siamo uno studio sostanzialmente giovane. Proporci nel panorama degli studi legali e ottenere questi riconoscimenti è veramente un piacere e una grande soddisfazione, anche perché noi continuiamo a puntare su risorse giovani da far partecipare all'attività dello studio e cerchiamo sempre di migliorarci e i risultati ci danno ragione, quindi questo nostro sistema che abbiamo adottato, cioè passateci il termine, è veramente molto proficuo, evidentemente. Certo. Dobbiamo dire che noi siamo molto soddisfatti del premio, anche perché questo è un anno particolare, perché negli ultimi, malgrado quello che è successo, però negli ultimi sei mesi abbiamo avuto delle soddisfazioni professionali veramente molto importanti. Siamo andati due volte, c'è stato riconosciuto appunto la possibilità di andare dinanzi alla Corte Costituzionale su questioni che abbiamo sollevato noi e quindi... Grande. Due volte in sei mesi sono state, insomma, sono state molte. Ecco, lei l'ha già accennato, il fatto che di sfide ce ne sono sempre, a mai finire chiaramente, e si rinnovano di anno in anno. Quest'anno ci sono state sfide particolarmente complicate. Nella motivazione noi abbiamo letto insomma il fatto che comunque voi siate un'eccellenza anche, oltre ad altre cose, per il rapporto diretto con i clienti e insomma le relazioni quest'anno sono state molto penalizzate da quello che è accaduto. Voi però ce l'avete fatta, avete messo in atto qualche strategia particolare e da adesso in avanti come intendete anche proseguire alla luce di quello che è successo? Il contatto diretto per noi è fondamentale, quindi in questo periodo è stato veramente limitativo non poter avere la possibilità di relazionarsi direttamente con i clienti, con le amministrazioni, con tutti quanti. Però noi siamo stati tra i primi ad aver intrapreso la struttura del webinar per cercare di avere la possibilità di intrattenere un contatto con le amministrazioni, certo, o anche con la nostra clientela. E abbiamo cercato di portare avanti questo sistema che poi abbiamo visto è stato molto sfruttato da tutti quanti, ma siamo stati veramente, non credo di sbagliarmi quando dico questa cosa, siamo stati tra i primi studi legali che hanno posto in essere una piattaforma webinar per cercare di intraprendere un colloquio più diretto, un contatto più diretto, anche se a distanza evidentemente, con tutta la clientela. Da adesso in poi noi speriamo che ci sia la possibilità di recuperare un rapporto diretto con la clientela attraverso un contatto di viso proprio. Speriamo di ottenere questo risultato il più presto possibile, perché noi ci contiamo molto su questo, come su tutto il resto della nostra professione, che è intavolata sempre su un rapporto personale e diretto con tutti quanti, sia con le amministrazioni, con i clienti, ma anche con gli organi di giustizia. Sicuramente tornerà questo modo di relazionarsi e tutto quello che è stato messo in campo, e questo vale soprattutto per voi visto che siete sul nostro palco, sarà un valore aggiunto, perché poi ci saranno diverse modalità, no? Quindi ci si allarga sempre di più. Quindi complimenti. Grazie. Io se potessi passarvelo ve lo passerei, però direi se avvicini pure, avvocato lo ritira giustamente lei, lo prenda pure e lo mostri alla telecamera, alle foto, e complimenti a tutto lo studio. Grazie. In attesa di altri riconoscimenti, ovviamente sarete ancora dei nostri per le prossime edizioni. Assolutamente.
noi monitoriamo tutto, soprattutto adesso che si riparte e speriamo alla grande. Complimenti allo studio legale AOR Avvocati, Antonietta Favale, Marco Orlando e Matteo Valente. Grazie per essere stati con noi. Grazie a voi. E buone nuove sfide. Grazie. Grazie.